La distanza tra un pastore e l'alta letteratura sembrerebbe immensa, almeno quanto distano tra loro i luoghi della transumanza. Eppure la storia dimostra che non è così, che proprio la peculiarità eremitica dei pastori può favorire l'amore per la poesia, letta e scritta. Questa è la storia di Francesco Giuliani, pastore, poeta e scrittore abruzzese, che citava Dante, Ariosto e Tasso e che ha scritto pagine toccanti sulla sua esperienza di soldato nella Grande Guerra. Questa è anche la storia raccontata dallo spettacolo teatrale e musicale La stanza del pastore, il transumante, questa sera in scena a Pescara alle 21 all'Aurum, prossima data sempre alle 21, il 19 agosto al Castello di Rocca Scalegna. Spettacolo che è promosso dalla Fondazione Aria e che nasce da un'idea di Pierluigi Ruggero, violoncellista bravissimo dell'Aquila, che fa parte anche poi dell'ensemble musicale, Angelo De Nicola, giornalista e il presidente della Fondazione Alessandro Di Loreto, è un progetto articolato, c'è anche un video che si collega all'intero progetto a cura di Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra, che ricostruisce proprio le tappe storico-culturali ed economiche della transumanza e come oggi si vive la transumanza. E poi c'è questo spettacolo, La stanza del pastore, il testo di Vincenzo Mambella, io sono interprete e regista, insieme a me c'è questo quintetto musicale di musicisti bravissimi, ci sono queste musiche originali, Giuliano Di Giuseppe, bravissimo compositore anche lui abruzzese, poi c'è un oboe, un violinista, una chitarra, quindi lo spettacolo ha come ispirazione libera la vita di Francesco Giuliani, questo straordinario personaggio abruzzese nato a Castel del Monte, vissuto tra il 1890 e il 1970, poeta, pastore, uno che ha fatto il pastore per 50 anni, ma che da autodidatta è riuscito a mettere insieme una biblioteca di 400 volumi, citava Dante, Ariosto, Tasso, e che ha scritto delle bellissime pagine sulla Prima Guerra Mondiale. E infatti lo spettacolo si collega, la transumanza si collega alla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo voluto collegarci con l'essenza e con l'anima di Francesco Giuliani, cioè estrapolare una parte del suo DNA e moltiplicarlo come facciamo sempre noi, cioè si parte dal particolare e si va verso l'universale. Infatti poi lo spettacolo, al di là della transumanza, della sua ritualità, delle sue suggestioni, cerca di raccogliere anche tracce altre della vita di Giuliani e della vita in genere. È uno spettacolo che cerca anche proprio di poter veicolare quelli che erano proprio i silenzi e la solitudine che ammantava il percorso di 8 mesi che i pastori, e lui l'ha fatto per 40-50 anni, tanto che nello spettacolo a un certo punto, in una sua riflessione, lui è come se si confidasse con la figura della moglie che non c'è più, e dice: se uno per 8 mesi, 40 anni, per 40 anni, 8 mesi l'anno, va sopra e sotto per le montagne, non c'è stato per 25 anni. E quindi 25 anni di solitudine in cui gli orizzonti li apriva attraverso appunto la cultura, attraverso la lettura, attraverso questi classici con cui si proiettava e con cui cercava di viaggiare oltre le pecore, oltre gli stazzi, oltre i pascoli.